Oggi torniamo a parlare di DJI Mavic 3 perché è in arrivo una nuova versione. Ma prima andiamo a vederci la recensione più bella del web sul DJI Mavic 3. In questo nuovo video è appena arrivato il corriere e mi ha portato un pacco. Adesso lo apriamo e vediamo che cosa c'è dentro. È un Mavic 3! Ragazzi, questo è il nuovo drone del mio papà! È un Mavic 3! Ha i sensori davanti, ha i sensori dietro, ha i sensori a destra, ha i sensori a sinistra, ha i sensori sotto, ha i sensori sopra, ha i sensori ovunque! Questo è il radiocomando! Radiocomando! Sta arrivando il mio papà! Ciao ragazzi, mettete un like, e iscrivetevi al mio canale! Ci vediamo al prossimo video! Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati sul canale. Era Gioele, è stato bravissimo, è figlio di Matteo Toffanin, vola e lavora con i droni da tantissimo, sto parlando di Matteo, e in merito al Mavic 3 mi sta dando tantissimi feedback utili. Vi lascio il link al suo canale con il video anche di Gioele nella descrizione del video. Ma veniamo al video di oggi. In arrivo una nuova versione del Mavic 3. Da dove arriva la notizia? Dal forum DJI Support. Nuova versione DJI Mavic 3 Combo più Smart Controller, anzi più RC Pro, è questo il nome del nuovo smart controller della DJI. Il Mavic 3 Combo ad oggi costa 2.829 euro e ha solo il radiocomando base, l'RCN1. L'RC Pro è da acquistare a parte, costa 1.009 euro. È soltanto inserito nella versione Cine, che però sapete ha un prezzo altissimo. Ovviamente mi aspetto un costo di non 3.800 euro, ma che sia più basso, anche perché non c'è l'RCN1. Non potevano farlo subito, dico io, mettere subito questa versione assieme alle altre? Sarebbe stata la più venduta. Nel comunicato dicono che un sacco di persone vorrebbero provare il DJI RC Pro e sono costretti a comprarlo separatamente, per cui per migliorare l'esperienza di volo hanno deciso di introdurre una nuova versione con già l'RC Pro. In Cina sarà disponibile già dal 20 di dicembre, in Nord America e in Europa nel primo quadrimestre del 2022. Perché sono rimasti così vaghi? Perché dipenderà dalla disponibilità. Mi sembra un po' una furbata non aver immesso subito sul mercato questa versione. C'è gente che ha speso di più, ovviamente si è presa a parte l'RC Pro. Vi ricordo anche che l'RC Pro non è utilizzabile ad oggi con i droni più piccoli della DJI, si può utilizzare solo con il Mavic 3, questa è un po' una limitazione. Altra notizia di oggi che arriva da Jasper Ellen, sempre sull'RC Pro, c'è questo scomparto segreto che non è indicato neanche nel manuale, da dove si potrà inserire, probabilmente dice lui, sia una SSD, un piccolo hard disk, che il modulo dongle che servirà alla connessione 4G, cosa che non sarà permessa qui in Europa, o perlomeno non immetteranno sul mercato qui in Europa il modulo a parte. Dovrebbe centrare sempre il discorso MTOM, massa massima al decollo, per la marcatura di classe che speriamo tutti abbia retroattiva il nostro Mavic 3 e non l'abbia solo una nuova versione che uscirà nel 2022. Cosa ci sarà comunque riassumendo nella nuova versione? Il drone, 3 batterie, una stazione di ricarica multipla, la nuova cover, il bavaglio come lo chiamo io, i set di filtri ND 48632 e la bag, la borsa, che diventa anche uno zainetto. Ovviamente in più avremo anche i set di eliche ulteriori e il nuovo RC Pro. Altra notizia di ieri, hanno aggiornato il firmware del primo Mavic Mini, quello che è uscito nel 2019. La versione del firmware era V01000600. Perché, vi direte voi, hanno aggiornato il firmware di un drone così vecchio? Vecchio, 2 anni di drone. Nelle release note si parla di ottimizzazione della sicurezza in volo, ve ne avevo già parlato, e da settembre che è in corso questa cosa, la DJI mette delle nuove versioni firmware
dei propri droni per andare a bloccare quelle applicazioni di terze parti, quegli hack che vanno a far volare i droni in modalità FCC, per esempio, vi lascio qui un video in cui ne ho parlato, ma anche e soprattutto per bloccare quelle applicazioni di terze parti che vanno a sbloccare i limiti, soprattutto quelli in altezza per quanto riguarda i droni. Oltre a questo, sbloccano anche le no-fly zone, creano una sorta di licenza illimitata per cui le no-fly zone della DJI sul sistema geofencing sono sempre bypassate. Andiamo a parlare ancora di Mavic 3, vi dico due o tre cosette che ho riscontrato, poi ne parlerò meglio in altri video, e non sono cose piacevolissime. Una è una stupidata, ve la faccio vedere. Un mio iscritto mi ha detto: Andrea, controlla che queste parti di plastica che coprono i LED a te non vibrino se toccati. Purtroppo, ragazzi, non so se sentite, ma anch'io ho una parte in plastica che vibra. Non dovrebbe succedere niente, non credo che si stacchi, però controllate anche voi il vostro Mavic 3 se lo avete. Altra cosa, questa un po' peggiore, è il fatto che costruttivamente la nostra camera è molto grande rispetto al drone e quando andiamo a chiudere il braccetto posteriore rischia di andare a toccare qui. Ve lo faccio vedere meglio, guardate. Vedete che se schiaccio la parte dei motori dei braccetti posteriori va a toccare qui. Se noi facciamo questa operazione e abbiamo la camera un po' spostata, ci andiamo proprio a sfrizzare tutta questa parte qua. Mi hanno mandato delle foto nella quale il gimbal è davvero tutto rovinato, quindi prestate la massima attenzione. Questo è proprio un problema a cui non hanno pensato gli ingegneri della DJI. Lo state vedendo, la camera è anche molto esposta e molto grande. Sono due le camere, una wide e una tele. È una camera fantastica, il meglio, il Mavic 3 c'era proprio nella camera della Hasselblad, questa casa svedese, però è un po' sproporzionata rispetto al drone, anche in caso di impatto frontale ci salta e poi sono dolori se non abbiamo una care refresh. È proprio l'accensione del video nel quale ho provato il Mavic 3 con i visori della Movie Mask. Questo è il nuovo modello, la Drone Mask. Vi lascio il video nelle schede, andatelo a vedere se non l'avete visto. I colori del Mavic 3 sono fantastici, quelli di questa camera, però qualche problemino ce l'ha. Altro piccolo problemino: durante il volo con la Drone Mask mi è apparso tantissime volte il messaggio sensori anti-ostacolo sporchi. Quando il drone è arrivato a terra i sensori erano perfettamente puliti, quindi questo messaggio deve essere un bug, un errore. Anche questo ditemi se l'avete riscontrato anche voi. Ultima riflessione sull'applicazione DJI Fly: chi viene dal DJI Mavic 2 Pro si lamenta molto di questa nuova applicazione con cui utilizziamo il Mavic 3, la DJI Fly App, perché non ha tutta una serie di regolazione dei parametri. Sto parlando dei parametri della camera: saturazione, luminosità, contrasto, eccetera eccetera. La DJI Go 4 li aveva anche per esempio con droni molto più piccoli come il Mavic Air 1. Spero proprio che migliorino solo la app. Da gennaio arriveranno le nuove funzioni come l'Active Track, il Master Shot, eccetera eccetera. Adesso tutto disattivato, anche le foto panoramiche non le abbiamo, i timelapse. Assieme a queste funzioni speriamo davvero che introducano la regolazione di alcuni parametri per sfruttare al massimo questa camera fantastica che ha il Mavic 3. Per quanto riguarda invece il rilevamento ostacoli, sono un po' dubbioso sul fatto che riescano a migliorarlo. Ne parlerò bene in un video che vedrete domani sabato sul mio canale e soprattutto faremo la prova della traversa con lo Skydio 2. Vedremo se lo Skydio 2 è davvero a prova di traversa. Se utilizzate il DJI Mavic 3 non affidatevi troppo ai sensori, perlomeno in questa fase in cui il drone è ancora un pochino acerbo. Io ora vi saluto, vi ho dato un po' di info, spero che l'abbiate apprezzate. Se così è stato, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei social. Noi ci vediamo nel prossimo, che vi ho detto è domani. Ciao.